Ciao gente, perdonate questa orripilante faccia super mega struccata completamente, ma adesso capirete perché sono così. Voglio farvi vedere una cosa che mi è arrivata. Allora, è questo pacco, un pacchettino, un pacchettino, un pacchettino. Questo pacco arriva da un sito che si chiama Vampire Freaks. E tra l'abbigliamento, ovviamente, vendono principalmente abbigliamento e accessori, in stile ovviamente gotico, dark, alternativo e bla bla bla. Io ho chiesto di poter testare, di poter provare tinte per i capelli. Voi sapete che io ho provato diverse tinte, mi piace molto colorare i capelli, anche se purtroppo non lo faccio molto spesso per banali problemi di tempo. Però ho provato diversi prodotti, ho provato la Crazy Color, ho provato la Manic Panic e in assoluto la mia preferita rimane finora la Manic Panic. Questo sito propone una marca che è la Lunatic. Questa marca qua che sinceramente non conoscevo e quindi ho chiesto se era possibile provare e mi hanno proposto due colori, di scegliere due colori, quindi qua vi faccio vedere, ci sono tutti i loro riferimenti, spero che si riesca a vedere. Comunque ovviamente li trovate sotto. Allora, mi sono fatta inviare due tinte. Una è questa, che è la VF Purple, quindi è un viola. Sono prodotti ovviamente semipermanenti, colori molto intensi, di vegani, quindi non testati su animali. Non c'è ammoniaca, non ci sono parabeni, non ci sono profumazioni. E questo è una confezione da 120 ml. Non ho capito sinceramente perché il viola me l'hanno mandato in questo tubetto. Non ho capito se questa è la nuova confezione, cioè il nuovo packaging, oppure no. Perché l'altro colore, o comunque anche quelli che si trovano sul loro sito, non sono in tubetto ma sono in barattolo. Questo è l'altro colore che infatti è in barattolo e si chiama Absinthe ed è un verde. Questo è il formato che si trova sul loro sito. Quindi non ho capito perché me li hanno mandati in due confezioni diverse. Non so se questo è quello nuovo e questo verrà superato. Oppure no. Diciamo che comunque, preferenza personale, io preferisco il tubetto di questo tipo perché questi rimane sempre un po' di prodotto alla fine, non si riesce mai ad utilizzare tutto quanto, mentre il tubetto sappiamo che insomma si può spremere e quindi bene o male si riesce ad utilizzare quasi tutto il prodotto. Quindi queste sono le colorazioni, sotto ovviamente vi lascio tutti i loro link. C'è anche il sito proprio di questo brand, è lunatichair.com. E io oggi andrò a fare questo verde sopra ai miei capelli. Se tutto va come nei miei piani, farò una base un po' più scura e poi il verde più verde proprio su tutto il resto del capello. Quindi niente, andiamo a vedere un po' se ce la facciamo. Allora, non si vede forse una mazza perché vi sembrerà la stessa cosa, ma in realtà, allora, qua c'è il verde che abbiamo detto è questo. Qua con una punta di nero e qua invece il verde al naturale. Vi sembreranno uguali probabilmente, ma in realtà non è così. E adesso vedremo quale sarà il risultato. Ciao, scusate se non ho registrato tutto il procedimento mentre facevo la tinta, bla 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 bla, ma è una roba stralunga. Non vi ho registrato tutto quanto il procedimento, però io ho già fatto precedentemente un video in cui mi faccio una tinta e ve lo metto qua nel pallino bianco qua sopra e anche sotto nel caso, insomma, se volete vedere come funziona e come faccio io normalmente una tinta. Allora, parlando di questa tinta in particolare, direi che è venuta sicuramente molto bene, cioè il colore è senz'altro molto molto bello. Probabilmente con questa luce non si vede neanche benissimo, però è quello che riesco a fare al momento, scusate. Per quanto riguarda il colore in sé, sono molto molto soddisfatta, è veramente un colore pieno, corposo, diciamo. Però quello che non mi è piaciuto molto, mi ha lasciato un po' perplessa rispetto ad altre marche di tinte che ho provato, è che soprattutto quando si sciacqua diciamo il prodotto in eccesso, fa molta molta schiuma, proprio tanta, e macchia veramente tantissimo qualunque cosa, come potete ben vedere, anche perché dunque la tinta l'ho fatta ieri, è passato già un giorno e io sono ancora così, nonostante mi lavo mi lavo le mani
tutti i giorni, ma è penetrato nello smalto e vabbè. Ma diciamo, questo è anche abbastanza normale, solo che anche la pelle, cioè io, sarà che il verde non l'avevo mai fatto prima, quindi magari è proprio il verde in sé che tinge molto, però insomma ho macchiato l'inverosimile. E quindi, vabbè, vedrò quanto dura la tinta, perché quella è la cosa più importante. Quindi quanti lavaggi dura prima di andarsene proprio completamente. È molto molto bello, io spero che si veda abbastanza. E niente, in generale sono molto soddisfatta, alcuni piccoli particolari mi lasciano un po' perplessa, però diciamo che è una bella colorazione, una bella tinta. E niente, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, fatemi sapere magari nei commenti se voi conoscete altre marche al di là di questa, ovviamente della Manic Panic e della Crazy Color, che sono quelle che ho provato principalmente, e in generale che cosa pensate delle tinte di questo tipo. E nulla, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!